allora, delle tante attività che hanno sofferto prima del lockdown, poi di tutto questo difficile periodo e di cui parliamo tanto, oggi vogliamo puntare un focus su i saloni dei barbieri, i saloni dei parrucchieri, cioè quei luoghi dove per mesi non si è potuti entrare e poi ora lo facciamo, ma con particolari accorgimenti naturalmente. Di questo parliamo io e Barbara con il nostro ospite che è Stefano Borganzone. Difficile, ma è Borganzone. È difficile dire Borganzone, ma ha anche un bel significato da artigiano. Assolutamente, sembra quasi sì, una presentazione. È qualcosa di più, però, diciamo la verità, di un parrucchiere, perché è uno stilista d'immagine, poi ci spiegherà perché. Ma prima, per andare a vedere cosa succede tra restrizioni e nuove regole nei saloni dei parrucchieri, vediamo dove ci porta il nostro Massimo Tosi. Che fini mondo per un capello biondo che stava sul gilet. Penso che la cosa più importante di cui una donna possa disporre è il suo parrucchiere. Così diceva la grande attrice Joan Crawford. E noi siamo pienamente d'accordo. Luca Picchio, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Lei ha un bellissimo salone di bellezza qui a Roma. Sono esattamente 3 mesi dalla riapertura, perché i parrucchieri hanno riaperto il 18 maggio. Facciamo un bilancio. I 2 mesi di chiusura, insomma, non sono stati una passeggiata. In ogni caso, appena abbiamo avuto la possibilità, insomma, di uscire, tutto è ripartito alla grande, anche se le persone, insomma, erano abbastanza preoccupate. Infatti noi abbiamo usato lo slogan bellezza in sicurezza, appunto per rasserenarle. Abbiamo visto anche tantissimi pannelli di plexiglass, come alle postazioni degli shampoo, per esempio. Sì, e qui devi sapere che anche quando una persona magari è in posa con il colore, ok, anche se non sta parlando con il parrucchiere, per noi è fondamentale che l'ambiente la faccia sentire a suo agio e in serenità. Ma ti ricordi come sono arrivate i primi giorni di riapertura? In che stato era? Il primo giorno erano veramente tentennanti, entro, non entro, ma che dici, si può entrare da voi, siete pronti? Però diciamo che abbiamo voluto evidenziare tutte queste precauzioni affinché appunto loro si sentissero serene. A parte quello, anche i capelli, intendo. I capelli, quando li abbiamo rivisti dopo 2 mesi, insomma, che tra l'altro erano 2 mesi che si facevano i capelli da sola a casa. Quindi tra l'altro è cambiato anche un po' la tendenza, no? Hanno iniziato ad amare anche i capelli un po' fatti da sé a casa, quindi più naturali, piuttosto che teste costruite. Però infatti è tutto un po' più low profile. Grazie ancora, grazie. Ma io cosa posso fare qua? Massimo, lo ricordiamo tutti il periodo del lockdown in cui insomma ognuno ha cercato un po' di arrangiarsi con i capelli, con le tinte, colori. Non sempre male però. No. Ah sì, se lo dice un esperto come lei, come Stefano Borganzone, che da più di 30 anni si occupa di immagine, uno stilista di immagine, di capelli, di donne, quindi... insomma, detto così, noi non eravamo male, noi giornaliste che ci siamo... No, voi avete affrontato invece la cosa con molto coraggio, proprio perché c'era quel senso di poca cura dell'immagine, molta attenzione alla notizia. E questo ha portato anche a noi, che facciamo questo lavoro, un senso di realtà diversa. Perché creare uno stile è ben diverso dal costruire un'immagine nell'immediato. Quindi lì ci siamo resi conto che è vero che è importante, ma non è fondamentale. Com'è cambiata la sua attività in seguito al Covid, alle nuove misure, il rapporto con la clientela? Come sta andando il settore? Allora, il settore, bisogna fare molta attenzione, perché il settore non è tutto uguale, no? Dobbiamo analizzare quelle che sono un certo tipo di salone piuttosto che un altro, e magari ci sono dei saloni in grande sofferenza. L'entusiasmo iniziale è chiaro che c'era l'attesa, quindi per un mese e mezzo abbiamo lavorato, ma poi dobbiamo analizzare anche il calo fisiologico, dobbiamo analizzare anche il fatto che non è detto che ci sia la possibilità di utilizzare quel tempo famoso che era un po' la ricerca del dialogo per creare uno stile. Quindi per esempio nel mio caso ho stabilito che esiste una connessione con una videochiamata prima, che mi permette ovviamente di utilizzare quel tempo, mettere in sicurezza la nuova cliente che si sente già di conoscermi, e quindi perdiamo meno tempo, se
di perdita possiamo parlare, perché comunque è un tempo importante. No, è che è proprio difficile fare conversazione, sì. Bisognerebbe evitarlo. Assolutamente bisogna in evitarlo, presenza. Però non si può evitare per poi creare quello che veramente certo. La cliente certo. Si aspetta. Però attenzione, attenzione, perché adesso andiamo incontro a un altro momento dove, se non sbaglio, c'era stato un momento di poca attenzione in certi momenti. Dobbiamo ripristinarlo, perché le ultime notizie ci portano comunque a richiedere quell'attenzione dell'inizio. Sicuramente dobbiamo lavorare con lo stesso entusiasmo, ma il settore nostro è in grande crisi per il piccolo salone che in questo momento non ce la fa a gestire come prima, ovviamente, gli appuntamenti. Quindi aiutiamo quella parte lì del settore. Mi fa piacere che proprio da lei venga la raccomandazione a stare attenti alle regole, a non lasciare andare. Assolutamente. Mai, guardia, non è ancora il momento, purtroppo. No. Parliamo anche, lei lo ha già fatto in qualche modo, la vita condiziona lo stile e la moda. La moda non è a sé, no? Segue quel no. Che accade. Allora, ma è molto cambiata però, nei esatto. Decenni. Esatto. Sì. Allora, ci rivolgiamo anche a una grande esperta di moda, Fabiana Giacomotti, siamo collegati con lei. Fabiana, è un piacere ritrovarti, giornalista storica della moda. Allora, questo periodo sta portando a una ricerca, diciamo, dell'essenzialità o al contrario, anche nella moda si assiste invece a un desiderio di fuga, di astratto, di esagerato? Buongiorno. Assolutamente, è proprio un momento di recupero dell'essenzialità, della linearità. Mi ricordo, ne ho parlato anche abbastanza di recente con una delle maggiori trendsetter mondiali che si chiama Lee Edelcourt, della Parsons School di New York, e lei stessa diceva: stiamo tornando, da un certo punto di vista, e questo aiuta anche un po' anche la Bic, Stefano Bongarzone e anche tanti, diciamo, in questo caso hairdresser, parrucchieri e stylist del capello di prossimità, perché stiamo tornando al negozio di prossimità e a un'assoluta linearità sia nello stile sia nelle forme. Infatti è stato abbastanza un disastro per la moda di questa primavera, che si ispirava al 500, al grande Raffaello, quindi con queste grandi maniche importanti cinquecentesche, sono andate completamente perse, e adesso con la mancata vendita che c'è stata in questi mesi, diciamo, tutto questo tipo di moda, ancorché vi assicuro, statene certi, verrà riproposta, sarà difficile da recuperare. C'è un grande desiderio, lo si è già visto nelle primissime sfilate che ci sono state, figital, come si dice, quindi una crasi fra digitale e fisiche, si è visto appunto un grandissimo rigore e anche tinte abbastanza quiete. Fabiana, allora facciamo invece un salto indietro. E infatti adesso, perché la storia della televisione, del cinema e dello spettacolo in questo excursus sono state lanciate proprio delle mode, infatti di capelli, di look, di acconciature. Allora vediamo questo servizio di Stefano Castellano che ce li riassume un po'. Vediamolo insieme. She gets too hungry. I capelli sono tutto. A sostenerlo Al Pacino nel film Scent of a Woman. Esagerazione di un donnaiolo impenitente? In realtà quella che apparentemente può sembrare un'iperbole non si discosta più di tanto dal vero. Visto che spesso un'acconciatura ha avuto il potere di creare un personaggio, un successo e in alcuni casi una carriera. Put the blame on me. E così ogni epoca ha le sue icone di stile, donne capaci di influenzare la moda del loro tempo e rimanere immortali. Come le conturbanti onde di Rita Hayworth, che hanno segnato gli anni 40 e ancora oggi sono un must immancabile su ogni red carpet che si rispetti, o quelle morbide strutturate che hanno creato miti come quello di Marilyn Monroe. Sempre agli anni 50 va la palma del primo pixie cut della storia del cinema, quello sbarazzino ma raffinatissimo di Audrey Hepburn in Sabrina. Un taglio che, ripreso e reso ancora più moderno da icone come Twiggy, ha sbancato negli anni 60 almeno quanto la cotonata presidenziale di Jacqueline Kennedy. Pensiero stupendo. Gli anni 70 hanno i capelli lunghi e voluminosi di Farrah Fawcett e la frangia sensuale di Jane Birkin, che disegnano una donna femminile e ribelle che diventa poi stravagante, trasformista e opulenta nel decennio successivo.
E se negli anni 90 si torna ad un certo minimalismo con lo shortcut di Demi Moore in Ghost o il taglio di Jennifer Aniston in Friends, nel nuovo millennio sono le giovanissime a dettare legge con il gusto pop di Britney Spears o delle Spice Girls. Ma a prescindere dalle mode, il pensiero di Coco Chanel appare quanto mai attuale ed incontrovertibile. Una donna che si taglia i capelli è in procinto di cambiare la sua vita. Stili davvero molto diversi. Stefano Mongarzone, in chiusura, un giudizio. Quale acconciatura tra quelle che abbiamo visto forse è stata la più rivoluzionaria? È veramente difficile scegliere, però io sono a favore di Rita Hayworth, quella femminilità lì, dove quelle onde bellissime, che praticamente vestivano il viso. Bella bellissimo, definizione. Bellissimo. Un giudizio veloce, Fabiana? Ci sono dubbi, il 900 nella prima epoca in cui le donne si tagliano davvero i capelli. Se noi pensiamo che Fitzgerald nel 1920 diventa famoso con un racconto che si intitola in italiano Berenice si taglia i capelli, e sono le maschiette degli anni 20. Questa è la prima vera rivoluzione della donna, che per quanto le acconciasse dai tempi in cui Ovidio diceva come acconciarsele nell'Ars Amandi, arriva a non essersele mai tagliati fino all'inizio del Novecento. Io sono d'accordo con te, per quel che vale. Ciao Fabiana. grazie a tutti, a Fabiana Giacomotti, a Stefano Bongardi.